Sì! Ecco lo strillo domani, ragazzi! Reaction tutti quanti carichi e pimpanti per un'altra serata e un altro video veramente esilarante che parlerà di calciomercato e di tutto quello che potrà essere il futuro di questa nuova rosa della Juve targata Allegri 2.0. Partiamo però con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ancora in migliaia nella community, lo Strillo Magno lo accoglie con un gran sorriso e un grosso abbraccio. E poi un altro ringraziamento invece a tutti gli iscritti che da tanto mi seguono e tra questi Riccardo. Un abbraccio per Riccardo. E allora partiamo, come dicevo, da una news molto elettrizzante che riguarda Vlahovic, Dusan Vlahovic. So che ho già parlato di attaccanti già nelle scorse serate, appunto Caio Jorge è praticamente fatta la Juve, come vi dicevo, e dovrà soltanto firmare il precontratto e poi si potrà preparare per le visite mediche o ad agosto o a gennaio e quindi potrà essere un tesserato bianconero, anche perché in questo periodo riusciremo a liberare anche lo slot per essere comunitario. E quindi è un'ottima notizia perché a tutti gli effetti abbiamo una quarta punta che ci potrà essere veramente utilissima per le rotazioni in attacco. Per quel che riguarda Dusan Vlahovic, invece, la bomba di oggi cosa riguarda? La famigerata clausola che Commisso come copertura vuole mettere sul grande talento serbo, che è stato praticamente messo e paragonato vicino a tutti i grandi campioni, i grandi attaccanti europei di questo momento. E in prospettiva, appunto, può diventare veramente uno dei migliori in assoluto. E quindi è giusto che Commisso faccia la clausola rescissoria di 70 milioni, viste anche le paure precedenti di come è stato perso Gattuso, che non aveva neanche un contratto, diciamo, solido e quindi se n'è potuto andare a rescisso senza nessun problema e appunto si è andato a casare altrove. E con Vlahovic c'è un problema perché il City adesso ha preso Harry Kane, quindi il Tottenham sta cercando di rimpiazzare appunto il ruolo di centravanti nella squadra di Paratici, appunto, che si è mosso proprio in estate da loro. E quindi c'è questo rischio che comunque il nostro DS ex possa andare su questo giocatore formidabile e soffiarlo appunto per una cifra irrisoria, mentre mettendo la clausola a quel punto lui fa il prestito ufficiale del giocatore e appunto il miglior offerente se lo becca, almeno così da far cassa. Quindi la Juve è in corsa anche per questo centravanti, quindi non è ancora detto che Ronaldo rimanga, è 90% sicuro, ma non è ancora detto perché girano ancora tanti nomi sull'attacco. Ieri Allegri ha sviato la domanda su di lui chiedendogli chi sarà il centravanti della prossima stagione. Ronaldo gli chiedo di fare gol, ma non ha detto se rimarrà o non rimarrà, mentre su Dybala è stato chiarissimo dicendo che probabilmente rinnoverà, quindi ci sarà anche una clausola di circa 50 milioni per Paulino. E quindi Jorge Antun farà appunto l'entrata in scena prestissimo a Torino per appunto la firma del nuovo contratto, con i 10 milioni chiesti da Paulino, che è il minimo sindacabile, più 2 milioni di bonus qualora raggiungessimo almeno la semifinale di Champions. E quindi ecco cosa sta succedendo in questo grande guazzabuglio. Appunto la Juve può infilarsi in questa trattativa per Vlahovic, ma solo e soltanto se appunto si liberasse lo slot del centravanti di Ronaldo qualora appunto dovesse andarsene via e accasarsi o al City, ma a questo punto la vedo molto difficile perché c'è Harry Kane, e o al PSG, e a quel punto Icardi non si libererebbe perché ha detto chiaramente che vuole rimanere, si libererebbero altre piste, altri effetti domini, appunto Gabriel Jesus e Vlahovic. Quindi questo è un po' il quadro globale dell'attacco che si è andato a delineare dopo le ultime ore. Invece per quel che riguarda la difesa, anche qui ci sono delle perle molto valide da snocciolare, da andare appunto a vedere insieme, perché Demiral è stato scelto come centrale, diciamo, portante della difesa del Dortmund perché Hummels ha un infortunio serio, quindi non potrà cavalcare i campi europei e nazionali appunto in Bundesliga, e è stato scelto il turco come il maggiore indiziato per ricoprire questo ruolo fondamentale appunto in centro difesa. Cosa succede? Allora, il Dortmund ha accettato evidentemente la proposta della Juve di 35 milioni di cartellino, quindi se noi dovessimo andare via appunto Demiral, dovremmo assolutamente trovare qualcuno da rimpiazzarlo come centrale difensivo, oppure accontentarci di quelli che abbiamo, quindi De Ligt, Chiellini e Bonucci, promuovendo Dragusin. E a quel punto però non è detto che succeda, perché l'Atalanta anch'essa si potrebbe trovare senza centrale, proprio come Dortmund, quindi è un ballottaggio tra Dortmund, come vedete, e Atalanta, quindi è tutto da vedere. L'Atalanta, vendendo Romero con 55 milioni, farebbe una plusvalenza veramente incredibile. Dai 16 milioni pagati a noi, 55 milioni vendendo Romero, quindi affare colossale, errore gravissimo di Paratici.
Però cosa succede? Se noi gli diamo Demiral, quindi mettendogli a posto comunque un grande gap nel settore difesa, loro potrebbero pensare a quel punto di darci Gosens come terzino sinistro. So che non ha molto senso per loro, perché perderebbero comunque una freccia importante a sinistra, ma l'Atalanta comunque ha diverse frecce a suo arco, tra cui anche Maele, grandissimo giocatore danese, che potrebbe anche adattarsi a terzino. Quindi è tutto da vedere anche lì. E quindi staremo veramente con gli occhi e le orecchie aperte appunto per capire quali saranno le dinamiche. E in vista di questo problema qui della fascia sinistra, Allegri vuole assolutamente confermare De Sciglio che può fare le doppie fasce, destra e sinistra. Quindi avremmo Pellegrini e Alexandro sulla fascia sinistra con De Sciglio eventualmente inseribile, e poi nella fascia destra Daniele Cuadrado, con Cuadrado che molto probabilmente si troverà nelle rotazioni della difesa appunto come terzino sinistro, perché abbiamo tantissima abbondanza nelle fasce appunto destra e sinistra in attacco. Quindi a me dispiace sinceramente non vedere Cuadrado, soprattutto alla luce del rinnovo con la Juve, non vederlo in attacco, perché è un giocatore veramente che può darci quel valore aggiunto, può saltare l'uomo, è uno dei pochi insieme a Chiesa che lo riesce a fare, e speriamo anche di Dybala presto e Kulusevski se aumenterà appunto il suo appeal e il livello d'attacco grazie ai dettami di Allegri. E quindi ecco, vedete che si delinea appunto la difesa nel migliore dei modi. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo. Mentre per quel che riguarda Piazza, grandissima cessione fatta da Cherubini, che andrà appunto a piazzare l'attaccante croato appunto nelle file del Torino. Come dicevo, Juric ha manifestato grande interesse per il suo connazionale ed è riuscito a prenderselo. Quindi Cherubini si fa, se vogliamo, perdonare dalla mancata cessione di Frabotta, che spero venga ancora considerata dall'Atalanta, ma la vedo un po' dura. Io andrei matto per vedere appunto Frabotta e Demiral tutti e due l'Atalanta e da noi prendere Gosens. Sarebbe veramente un affare di mercato che comunque frutterebbe entrambi, perché loro andrebbero a perdere giocatori che insieme valgono 45 milioni e metterebbero a posto due reparti, terzino sinistro e centrale, e noi prenderemo Gosens che costa 45 milioni a detta anche di Percassi, e comunque Gasperini non lo vuole far partire per nulla. Quindi questo è un po' il discorso. Per quel che riguarda il centrocampo, purtroppo siamo ancora alle solite. Locatelli appunto vuole fare il terzo incontro con Cherubini e con Carnevali per decidere come muoversi per il discorso del cartellino, che sta veramente creando davvero grattacapi appunto alla nostra dirigenza, perché Carnevali propone 35 milioni più 7 di bonus e sono veramente tanti. Da un lato, non inserendo contropartite tecniche è un affare che si può chiudere. Però, a mio modo di vedere, a sto punto veramente vai su un altro giocatore per quella cifra lì. Come molti di voi hanno fatto notare, abbiamo prospetti come Aouar, Van de Beek, che veramente sono giocatori formidabili rispetto a Locatelli. Perché non provare? Così come Pessina, che è un altro giocatore che a me piace moltissimo e potrebbe veramente fare il caso nostro. Quindi stiamo attenti anche a questa dinamica. E anche Pjanic, perché come avete visto Allegri ieri, facendo una mezza battuta, ha rivelato un potenziale centrocampista che potrebbe tagliare tante castagne dal fuoco a noi a livello di punizioni. Perché vuoi mettere ad avere un centrocampista che fa paura su ogni tiro piazzato, cosa che noi abbiamo avuto quest'anno, e soprattutto può fare da metronomo a centrocampo con la mancanza di Arthur, che non lo vedremo calcare i terreni della Serie A, della Champions, per almeno altri 2 mesi. Fatemi sapere cosa ne pensate del video, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un bacio, a presto, ciao ragazzi!